4-2 all'Olimpico, la Roma batte il Catania, al Catania rimangono tante proteste, sicuramente anche fondate su alcuni episodi che stiamo per rivedere, partita con tantissime emozioni, la prima è il gol di Marco Borriello dopo 5 minuti che colpisce male ma fa centro. Sì, la Roma ha iniziato molto bene andando in vantaggio, però il Catania al primo tempo ha fatto la partita. Ha giocato soltanto lei, ha creato tante occasioni da gol, soprattutto con Silvestri che qui fa il gol ma per due volte ha sfiorato il colpo appunto del pareggio. Un Catania che si è proposto molto bene, ripeto, nel primo tempo. Dopo piano piano, nel secondo tempo, come nel corso delle immagini riusciremo a capire. Intanto qui vediamo il 2-1 di Maxi Lopez che fa una grandissima giocata, prima si allarga un po' troppo e poi con un angolo ridotto riesce a centrare la porta e a portare in vantaggio il Catania. In virtù ci sono state due sostituzioni da parte della Roma nel secondo tempo, riesce a ripartire con il piede giusto e riesce a trovare subito il 2-2 nella prima azione, con un po' viziata sul fatto che la palla fosse uscita o no, con il 2-2 da parte di Borriello. La Roma che continua a spingere. Una Roma, intanto qui rivediamo l'azione, la palla si vede che è uscita, non si capisce se è uscita del tutto o se è uscita in gran parte. Poi ci sono una serie di azioni della Roma, qui intanto vediamo il 4-2 da parte di Vucinic, quindi non stiamo vedendo il 3-1, anche qui viziato da una posizione irregolare da parte di Vucinic. Quindi un Catania nel secondo tempo meno propositivo del primo tempo, però ha creato delle situazioni di numerosità di uomini nella metà campo della Roma, sicuramente importante.